Buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il test della settimana scorsa. Anzi, del video scorso. Portate pazienza, ma finito di lavorare, sono un po' fuso anch'io. Allora, proviamo come si deve TFS, forti sensazioni. Ho anche il Peekaboo, che ho notato negli inci essere anche un po' più grasso, quindi diciamo che la mia valutazione sui nuovi TFS, perché dopo, come sapete già, che il 50-70% mi sa di saponi italiani sono fatti da TFS. Quindi per me, quando giudico TFS, giudico tutti i marchi che fanno fare i saponi da TFS, perché bene o male il livello è quello. Il Peekaboo ho notato essere bello grasso, quindi diciamo che quello sarà il mio proprio personale giudizio finale su TFS oggi. Fino a prima, secondo me, ci stava, ma con un valore abbastanza basso di saponi. Voglio provare questo nuovi forti sensazioni. Torino. Vediamo come va. Vediamo come va. Userò un Chubby 2 Synth. Eccolo qua. Come rasoio, di solito uso l'italico per testare, però questo Populus è, secondo me, è un rasoio fantastico. Sul mio viso mi dà un feedback tranquillissimo, quindi ci metto una lama come le Muster Super Platinum non teflonate, che conosco molto bene, e quindi avrò un feedback il più possibile realistico. Perché giustamente, se vado a provare un sapone e faccio troppi cambiamenti, diventa anche difficile dopo capire se magari la lama ha influito, se ha influito il rasoio, questo o quello. Ecco. Quindi la profumazione è buona, è veramente molto elegante. Mi ha detto uno del gruppo che dovrebbe ispirarsi al Calvin Klein One, e devo dire che è molto probabile che sia così, perché l'ho sentito una volta il Calvin Klein One e sembra che comunque l'andazzo sia quello. Dopo quanto ti assomigli, dovrei averlo qua. TFS è un'azienda sicuramente affermata e lavora bene, perché saponifica bene tutto, hai un prodotto di qualità, rispettoso della pelle, però per mia esperienza fino ad oggi come performance non può superare un valore di 7-8 euro. Ma è anche vero che è un bel po' che non provo un sapone di TFS, quindi può essere anche che nel tempo abbia fatto dei miglioramenti. B2 Synth è una garanzia. Gran sintetico e unico anche come ciuffo. A differenza magari di altri ciuffi che magari in Cina li trovi identici. Fino adesso un ciuffo uguale al CB2 non l'ho mai trovato, neanche simile. Ok, andiamo con la rasata.
Emozione veramente piacevole. Delicata ma piacevole. Comunque vi dico che anche in viso, a confronto di TFS di una volta, o di comunque di un po' di tempo fa, mi dà l'idea che si stiano prendendo una certa performance. Comunque la cosa che ammiro è che non vanno a prendere delle basi di sapone e le mani le vanno a pompare mettendo dei grassi fuori dalla saponificazione per rendere grasso il sapone. Cioè, se fanno di step, li fanno magari anche un passo alla volta, ma li fanno saponificando tutto. Questo ti permette di avere comunque un sapone che ti dura nel tempo, un sapone sempre performante, un sapone rispettoso della pelle e possiamo ben dire un sapone, perché se tu cominci a metterci grassi, oli e questo e quello tutto impastato dopo su una base di sapone, chiamarlo ancora sapone non so, questa cosa allora la potete fare anche voi, comprate un chilo di Vitos che già lavora bene di suo, ci mettete due gocce di olio di mandorle, un po' di burro di karité, impastate tutto e vi fate il sapone dopato. Un sapone deve essere saponificato tutto e deve funzionare. Punto e basta, io la vedo così. E come vedete lo trovo addirittura meno spumoso di un extra, cioè lo sto vedendo bello compatto, bello compatto, e una bella crema piacevole. Vedremo com'è la protezione, scorrevolezza è ottima. Ok. Andiamo di contropelo. È logico che fare bei passaggi veloci, lunghi, da su e giù, è bello da vedere perché sembra che c'hai una manualità da fuori di testa, però in realtà dopo, almeno sul mio viso, non va in profondità per arrivare a un vero VBS. Quindi
Sono cose belle da vedere, ma dopo non sono funzionali, almeno sul mio viso, per arrivare al BBS. Quattro pelo. Si sente no, il pelo duro, quando è duro. Allora, ho già un po' di idee. Ma le esporrò a fine rasatura. Ritocchini. La profumazione non è potente, però c'è. C'è e comunque anche leggera, ma la si sente.
Ok. Perfetto. Allora, devo ammettere che sono stato piacevolmente sorpreso, nel senso. Non è ancora, a mio gusto, a mia completa, a mio completo parere personale, non è ancora a livelli stratosferici, ma sicuramente l'ho trovato meglio di tantissimi altri TFS che ho provato fino ad oggi. Quindi se prima non avrei mai pagato un TFS più di 5-7 euro, secondo me già adesso un sapone così, 10-12 euro, io ce li spenderei. Post-rasatura non è il migliore di sempre, la pelle è leggermente effetto un po' tiratino, un po' effetto vetro. Però non è secca, non è secca, quindi è accettabile, ha una buona scorrevolezza e tutto sommato, nonostante non sia riuscito ad ammorbidire il pelo alla grande, un pochettino la lama l'ho sentita, cioè non è stata una rasatura completamente confortevole di quelle che non senti niente in viso, ok? Almeno questo magari sul Peekaboo riesce a coprire anche quel lato lì, questo ancora delle notti. Cioè delle note che si potrebbero migliorare, dei punti che si potrebbero migliorare, però già da quello che avevo provato io tipo un anno fa mi sembra di vedere dei miglioramenti, quindi sono contento per TFS e per i prodotti che fa. Gli auguro di continuare per la stessa strada, metto un po' di witch hazel alla lavanda e soprattutto di non cambiare la qualità comunque della saponificazione, perché su quella non si può discutere. Allora, oggi, visto che la profumazione è fresca, è estiva, è qua e là, è questo e quello, e in più ha questa eleganza tipo Calvin Klein One, io direi che il Collistar dopo barba, aftershave, ci sta alla grande. Mi metto un po' di balsamo perché la pelle non ha un post rasatura proprio da record, Ortus Fratis. Non è male, ma neanche fantastica. E quindi un po' di balsamo ci sta. Ok. Perfetto. Adesso andiamo a metterci l'after che scioglierà il resto del balsamo con l'istar. Bruciore dell'arco un po' si sente perché, come vi ho detto, un po' ho sentito anche la lama. Però una cosa leggera e piacevole, niente di. Niente di che. Bene, ragazzi, sono stato contento. CiaBi2 Synth, una garanzia, pennellino sintetico fantastico, un po' piccolino. Se facessero una bella versione tipo da 26 sarebbe la fine del mondo. Muster Super Platinum, una garanzia da non confondere con le teflonate. E Torino Forte Sensazioni, per adesso lo chiamo un passo avanti. Vediamo se Peekaboo riuscirà a convincermi del tutto. Ci vediamo alla prossima, statemi bene e Populus, adesso Paolo Colnaghi uscirà con un nuovo rasoio. Speriamo.
Speriamo che mi faccia innamorare come mi ha fatto innamorare questo rasoio. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.